Arrivate sopra Saigon, l'aereo ha fatto impicchiata così, è sceso impicchiata per evitare la contraerea Vietcong. Ho avuto tanta paura quando sono sceso dall'aereo. Speravo di andare via subito. Non sapevamo di starci 3 mesi in quel disastro. Lì abbiamo scoperto com'era veramente il contratto. Quello è stato un colpo. Quando siamo partiti non ci sono state reazioni perché la nostra doveva essere la tournée del secolo. Noi eravamo le stars, tutte minorenne, io no. Allora sì, buonasera, grazie a coloro che si sono fermati per la seconda proiezione della serata qui al Piazzale delle Armi. Allora, stiamo per introdurre un documentario che ha visto il suo battesimo all'ultima mostra del cinema di Venezia. Si intitola Arrivederci Saigon ed è diretto da una regista che molti di voi conosceranno perché ha diretto alcuni film bellissimi degli ultimi 20 anni del cinema italiano, Vilma Labate, che vi prego di accogliere con un applauso. E regista soprattutto, ma non solo, di film di finzione come La mia generazione, Domenica, Signorina F, tutti film accomunati in qualche modo da un filo rosso che è quello, diciamo, della riflessione sulla memoria, sul recente passato del nostro paese, che sia la stagione del terrorismo, che sia la stagione delle lotte, delle rivendicazioni operaie e sindacali. In questo caso, Vilma, ti sei spinta addirittura un po' più indietro, al 68, alla guerra in Vietnam, raccontando sotto forma di documentario una storia davvero paradossale, la storia di un gruppo musicale tutto al femminile che nel 1968 erano le Stars, gruppo toscano, riceve la proposta di fare una tournée in Estremo Oriente e quindi partono tutte contente e felici di aver realizzato probabilmente il sogno della loro vita, salvo scoprire un'amara verità. Allora, intanto c'è da dire che le Stars, che vivevano a Piombino, formarono il primo gruppo tutto femminile della storia dei complessi, si chiamavano così. Loro furono davvero le prime in Italia, ovviamente. E la storia è paradossale, come ha detto lui, perché avevano un po' di successo, perché 50 anni fa un gruppo femminile era una grande attrazione, era una cosa strana, singolare, che non si incontrava tutti i giorni. E quindi ricevono questa offerta, un contratto molto buono per una tournée in Estremo Oriente, rispetto alla quale naturalmente le 5 protagoniste avevano il sogno del successo. Perché si ritrovano in Vietnam a suonare per gli americani? Perché già nel 1968 tutti gli artisti americani non andavano più in Vietnam a intrattenere le truppe. Allora bisogna dire che l'esercito americano ha una tradizione molto antica di ricreazione per le truppe, rispetto alla quale spendono un sacco di soldi e chiamano famosi artisti. Sono indimenticabili, no? I filmati di Marilyn Monroe durante la Seconda Guerra Mondiale, è indimenticabile Bob Hope e tanti altri che sono stati anche in Vietnam. Ma dal 68 fino alla fine della guerra, che è finita dopo 8 anni, no, un po' meno, nel 74, 73, 74, sì, 74, 8, no, 6, gli artisti americani non ci andavano più per dimostrare il loro disappunto e la loro posizione assolutamente contraria a una guerra sanguinosa, ingiusta, lunghissima, spaventosa, che rispetto appunto alle 2 guerre mondiali lo è stata per importanza molto simile.
quindi l'esercito aveva bisogno assolutamente di artisti che allietassero un po' le truppe americane che erano disperate, perché andavano a fare una guerra di cui non sapevano nulla e che non condividevano. Questo naturalmente l'abbiamo visto attraverso grandi film che Hollywood ha prodotto, quindi Vietnam ha prodotto tantissimo cinema in azione, quindi di documentaristi che andavano a girare, a raccontare la guerra, e di tantissimi registi famosi che dopo hanno prodotto un filone sul Vietnam. Queste cinque ragazze di Piombino si ritrovano a dover suonare un contratto un po' capestro per i soldati americani. Non sapevano l'inglese, sapevano un inglese molto approssimativo, però cantavano e facevano dei brani musicali che in Italia non erano ancora conosciuti, erano abbastanza sconosciuti, cioè erano delle ragazze che facevano quello che in Italia si chiamava il rhythm and blues e che in realtà si chiamava soul, la musica dell'anima, la musica degli afroamericani. Qual è stata la grande esperienza di queste cinque ragazze di Piombino? Quella di scoprire, oltre che di crescere in 3 mesi tantissimo, perché si sono trovate in un teatro di guerra spaventoso, ma soprattutto loro, attraverso la musica che loro facevano, hanno scoperto gli afroamericani, di cui in Italia non si sapeva assolutamente nulla, non c'erano stranieri in Italia nel 68. E quindi hanno scoperto per esempio il razzismo, e nel 68 anche gli studenti più colti ne sapevano molto poco, tranne appunto i più fortunati, i più privilegiati, che già nel 68 erano stati negli Stati Uniti. Questa è stata, ecco, l'esperienza delle Stars. Ma tu hai raccontato questa vicenda esattamente a 50 anni di distanza, no, dal suo svolgimento, quindi 68-2018, ne sei venuto a conoscenza in tempi recenti, oppure era una storia che già conoscivi e meditavi da tempo di dedicare un lavoro cinematografico per raccontarla? Beh, l'ho conosciuta, l'ho scoperta questa storia qualche anno fa e naturalmente sono impazzita perché è davvero una storia bizzarra, sconosciuta, e poi capirete perché sconosciuta, perché taciuta per 50 anni. E quindi naturalmente immediatamente mi sono appassionata all'idea di raccontarla. Ci ho messo un po' perché, malgrado avesse conquistato me, non ha conquistato subito anche, non so, alcuni produttori. È stato abbastanza difficile. E poi perché ho dovuto un po' conquistare la fiducia delle protagoniste, perché 50 anni fa hanno preso una bella fregatura e si sono ritrovate in Vietnam, e quando sono tornate ne hanno presa un'altra, su cui taccio perché lo scoprirete guardando il film. Però certo, quando ho saputo di questa storia, davvero me ne sono innamorata. Bene, diciamo che Vilma ha detto quasi tutto del film, di più non possiamo aggiungere, altrimenti vi spiegavo anche i dettagli del film e quindi vi roviniamo il piacere della visione. Posso solo dirvi che è un film davvero con un ritmo straordinario, con molta ironia, con canzoni, con musica, quindi sicuramente quest'oretta di tempo, questa è la durata del film, volerà in un attimo. E allora ringraziamo Vilma Labate e vi lasciamo alla visione di Arrivederci Segre. Grazie. Ah, un attimo solo, dimenticavo la cosa più importante. Per ringraziarti, Vilma, della tua presenza a Ischia, la direzione del festival ti omaggia con una ceramica. Grazie. Che riporta il logo del festival, il simbolo, il castello aragonese, realizzata da Ceramiche Mennella.